Devo dire che in realtà mi fa piacere che tu parli dell'altra faccia della medaglia, in realtà, quella faccia che forse è sconosciuta, perché ormai siamo diventati tutti diffidenti e non ci rendiamo conto invece che il nostro primo valore è proprio quello dell'accoglienza e del rispetto dell'altro. È vero, purtroppo mediaticamente non abbiamo avuto il quadro della migrazione in Italia in positivo, com'è in realtà, perché noi siamo qui in 5 milioni e in 5 milioni vuol dire che diamo a questo paese solo come PIL 150 miliardi all'anno come minimo, siamo il 9% della popolazione italiana, non il 30% come spesso viene percepito perché viene raccontata non bene la migrazione, e siamo una risorsa, non siamo un fardello. Questo purtroppo viene raccontato poco, ecco, non dico che non viene raccontato, ma meno, ed è importante che venga raccontato. Sei un'imprenditrice, cosa fai? Ho iniziato con le pulizie, da farle nei condomini, ho aperto con mio marito, giovanissimi, ventenni, una ditta che poi da due dipendenti che eravamo noi, due titolari, due dipendenti, siamo diventati in tanti, adesso siamo in 30, e poi abbiamo aperto anche un'impresa edilizia, Bergamo ti insegna anche questo, io vengo da Bergamo, sono anche molto bergamasca, ecco, devo dire. E adesso abbiamo tre ditte, lavoriamo molto bene, però il cuore mi ha guidato a fare anche molto del sociale. Ecco, fai molto del sociale, dignità e diritti umani nell'accoglienza. Io credo che tu sia stata accolta bene, anche se si fa una differenza sempre tra l'accoglienza del sud e del nord, ma in realtà quando ci sono persone che hanno voglia di fare, sono bene accolte e gli si aprono tutte le strade. Allora, l'esperienza è stata per lo più positiva, infatti io sono la persona che sono perché ho imparato in Italia, sono diventata donna adulta, mamma in Italia, e l'Italia mi ha dato tantissimo. Innegabili però sono anche le difficoltà, il razzismo c'era allora e purtroppo è aumentato oggi, quindi c'è. Io non faccio delle distinzioni tra nord e sud, al nord c'è un altro modo magari, però l'accoglienza è molto buona al sud. Io non dimentico la Puglia degli anni 90 che ha accolto 20.000 albanesi, in modo aprendo le case, perché poi l'Italia non era preparata a quel tipo di migrazione, le montagne di navi e di persone che non sapevano insomma dove portarli. Quindi io credo che l'animo italiano rimane uno tra i più generosi che conosce l'Europa. Abbiamo un problema di gestione e questo è evidente, ma possiamo risolverlo. Ti senti italiana? Tantissimo, io sono italiana.